Vediamo ora come affrontare la preparazione e convalescenza a seguito dell'operazione all'alluce vago. Per quanto riguarda il preintervento, sono essenziali e necessarie tutte le visite specialistiche e gli esami richiesti. Solitamente il paziente viene dimesso dopo 24 o 48 ore dall'operazione all'alluce vago. È presumibile la prescrizione di una terapia di convalescenza. La tempistica ovviamente dipende dalla tecnica utilizzata e sono sempre previste delle visite di controllo, radiografie e l'utilizzo temporaneo di calzature particolari che impediscano il carico sull'avampiede finché non sia consolidata la modificazione creata dal chirurgo. Come già detto precedentemente, è importante valutare caso per caso l'opportuna tecnica da adottare e soprattutto la possibilità di valutare anche delle alternative all'intervento dell'alluce vago. Se per esempio prendiamo in considerazione dei casi di patologia nei bambini e negli adolescenti, è importantissimo tenere conto della considerazione suddetta, in quanto questi ultimi hanno l'apparato osseo ancora in crescita. È preferibile perciò utilizzare trattamenti che si basano su riallineamenti funzionali dell'alluce, agendo sui tessuti molli, quali cartilagini, tendine e capsula articolare. Dopo aver analizzato in breve le sopra elencate operazioni chirurgiche all'alluce, si deve però dire che l'intervento in sé non è altro che un rimedio temporaneo al problema, in quanto, in primis, l'alluce vago nasce e si sviluppa sul piede poiché vi è una predisposizione genetica e quindi ereditaria da parte del soggetto. In secundis, siamo noi stessi che potremo porre in essere la nascita di questa deformazione, a causa di una postura di base scorretta, di scarpe poco consone alla forma del nostro piede. Sembrerà strano, ma alla base di una buona prevenzione del problema è fondamentale una corretta alimentazione che faccia in modo di mantenere in equilibrio il nostro peso, non appesantendo quindi le nostre articolazioni periferiche, come quelle dei piedi, che sostengono tutto il peso del nostro corpo.